Buongiorno a tutti, oggi parliamo del progetto Valsovitis, un progetto finanziato nell'ambito del PSR della Regione Emilia-Romagna a tipo di operazioni 16.1 Focus Area 5C, dal titolo Valorizzazione dei sottoprodotti della filiera vitivinicola. Il progetto, come si può intuire dal titolo, ha un obiettivo molto importante che è quello appunto della valorizzazione, della messa in atto di soluzioni tecniche per la valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti della filiera vitivinicola ad uso energetico, ad uso nutraceutico e ad uso agronomico. Il gruppo operativo di questo progetto è costituito da, oltre che dal CRPV come lead partner, anche dall'Università di Modena e Reggio e dalla cooperativa CMA Soglierese e da tante altre aziende agricole presso le quali ci siamo adoperati per mettere in pratica le attività previste dal piano. Oggi, nella visita guidata di oggi, affronteremo l'utilizzo di un sottoprodotto particolare, il biochar, ottenuto da sarmenti di vite. Ci troviamo presso l'azienda sperimentale di CRPV, Astra, presso la quale sono state implementate appunto diverse prove per la valutazione degli effetti del biochar come ammendante, quindi come prodotto per aumentare la fertilità del suolo. Intanto, che cos'è il biochar? Il biochar o carbone vegetale, è una matrice che è ottenuta dalla decomposizione termochimica della biomassa vegetale. Difatti è un prodotto che si ottiene dalla pirolisi di materiale organico dei residui vegetali. Fondamentalmente il biochar è costituito da 60-70%, da 70 all'80% di carbonio. Un carbonio molto particolare, un carbonio che è stabile e duraturo nel tempo. Ovviamente le caratteristiche di questa matrice, di questo biochar, dipendono molto dalla biomassa che viene utilizzata per produrre il biochar, quindi nel processo di gassificazione o di pirolisi, e anche quindi dello stesso processo di pirolisi a cui è sottoposto la biomassa. Questo va in quell'ottica dell'economia circolare che appunto vede nel riutilizzo di sottoprodotti dei sarmenti, in questo caso dei sarmenti della vite, di vitigni locali, la possibilità di un recupero e di una reintroduzione nella catena di valore del prodotto stesso. In questo sito è stato utilizzato biochar, ottenuto attraverso la gassificazione dai sermenti della stessa varietà, quindi dal legno di potatura prelevato in inverno, è prodotto con una particolare macchina che appunto, oltre a produrre energia termica ed energia elettrica, produce anche questo tipo di sottoprodotto, quindi un sottoprodotto del sottoprodotto, molto importante e molto utile per la fertilità, per l'aumento della fertilità del suolo. L'interesse per l'utilizzo del biochar, che ricordo dal 2015 è autorizzato ufficialmente come ammendante in agricoltura, nasce circa 15 anni fa, quando furono riscoperte alcune tradizioni di contadine che utilizzavano la cenere e il carbone per aumentare la fertilità del suolo. Queste tradizioni furono riscoperte, appunto, e furono valutate e approfondite per verificare effettivamente se la fertilità del suolo dal punto di vista proprio scientifico venisse in qualche modo
interessata, e attraverso studi si vide che non solo il carbone vegetale aumentava la fertilità del terreno, quindi contribuiva a quella, diciamo, capacità del suolo di rigenerarsi, ma aveva anche la capacità di rimanere come carbonio stabile e duraturo nel terreno. Infatti, il carbonio della CO2 atmosferica, temporaneamente accumulato negli organi, della pianta attraverso il processo di fotosintesi, quando viene trasformato in biochar attraverso la gasificazione o la pirolisi, in ogni caso attraverso un metodo di combustione in assenza di ossigeno, può diventare una matrice di stoccaggio del carbonio che rimane, grazie alla sua recalcitranza alla degradazione, che rimane inalterato nel tempo per centinaia e migliaia di anni. In questa ottica, in questa visione, l'utilizzo di biomasse dell'agricoltura, in questo caso della filiera vitivinicola, con la possibilità di sfruttare i sarmenti di potatura, può divenire sicuramente una tecnica, quindi un valido strumento per ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera, che sappiamo essere una delle principali cause dei cambiamenti climatici in atto, dell'aumento dell'effetto serra che purtroppo ogni anno verifichiamo a nostre spese. Quindi, avendo oramai accertato dal punto di vista scientifico, grazie a numerosi studi nazionali e internazionali, la capacità di questo biochar di stoccare, quindi di sequestrare, se vogliamo, del carbonio nel terreno, la comunità scientifica appunto si è cimentata nella valutazione degli effetti del biochar, appunto come ammendante, nella valutazione, dicevo, della sua capacità di migliorare le proprietà fisico-chimiche del suolo e quindi in definitiva di aumentare la fertilità del terreno. Difatti il biochar aumenta il pH del terreno, aumenta la capacità di scambio cationico, aumenta la disponibilità di fosforo assimilabile per la pianta, aumenta la disponibilità idrica per le piante e anche la densità apparente, mentre riduce la lisciviazione dei nitrati e dell'ammonio, e quindi in tal modo contribuendo a una maggiore performance delle piante. Ma veniamo alla nostra sperimentazione in vigneto. Quindi veniamo un po' all'attività che è stata sviluppata nell'ambito di questo piano operativo. Per la valutazione degli effetti del biochar sull'uva e sul vino e quindi anche sulla pianta, naturalmente, sono stati individuati due siti, uno in Emilia e uno in Romagna, con caratteristiche pedologiche e climatologiche ovviamente diverse, proprio per valutarne in maniera obiettiva la risposta di questa matrice. Nel corso del 2018, nel sito qui a Tebano, dove oggi si sta svolgendo questa visita guidata, è stato distribuito appunto biochar ottenuto dai sarmenti della varietà sangiovese, quindi attraverso il processo che dicevamo prima di pirolisi, e in due dosi diverse, una a 20 tonnellate a ettaro e l'altra a 10 tonnellate ad ettaro, ovviamente a confronto con una tesi testimone, un controllo. Su questa, prima di distribuire il biochar nel vigneto, ovviamente è stata eseguita un'analisi approfondita del terreno per verificare le caratteristiche chimico-fisiche, un'analisi anche microbiologica, e poi successivamente sono stati eseguiti tutti i rilievi necessari per valutare l'effetto sulla pianta, sull'uva e sul vino. Quindi rilievi fenologici, rilievi produttivi, rilievi enologici e anche rilievi chimico-fisici e sensoriali sui vini ottenuti.
Qui nel sito di Tebano, prima della distribuzione del biochar, oltre ovviamente all'analisi chimica, è stata eseguita una lavorazione sottofila. Di fatto è stata fatta una scalzatura per aprire un solco e quindi distribuire è stato poi distribuito il biochar è quindi interrato. E questa è una delle tecniche che potrebbe essere di sicuro più facilmente utilizzabile in vigneti già presenti. In un altro sito, sempre qui a Tebano, è stato distribuito anche biochar, abbinato in questo caso anche a compost, quindi una miscela di biochar e compost, prima dell'impianto del terreno. Quindi in maniera, diciamo, su tutta la superficie del terreno e poi è stato ovviamente interrato. E questo è un altro modo per poter distribuire il biochar in maniera abbastanza agevole. Anche i risultati ottenuti in questo sito qui a Tebano sulla varietà Sangiovese sono risultati molto soddisfacenti, quindi è un po' in linea con quanto anche le pubblicazioni scientifiche, gli studi che si sono svolti su biochar hanno dimostrato fino ad oggi. Infatti, nelle 3 annate in cui è stato monitorato l'effetto del biochar in questo sito, sulla varietà Sangiovese, dal punto di vista delle fasi fenologiche, non si sono rilevate differenze sostanziali se non un leggero anticipo dell'allegagione nel 2019. Per quanto riguarda invece gli aspetti qualitativi sulle uve, il biochar, sia la tesi 10 che la tesi 20, ha fatto comunque sempre tendenzialmente riscontrare un aumento dei solidi solubili, un aumento dell'acidità e anche un aumento dei polifenoli e antociani. Dal punto di vista produttivo, sempre in tutti e 3 gli anni è stato verificato, ma come si può vedere dai dati, è stato appunto rilevato una tendenza sempre in aumento delle tesi in cui è stato distribuito il biochar. A questa dimostrazione della capacità di questa matrice così particolare di aumentare le caratteristiche chimico-fisiche del suolo e quindi di aumentare in definitiva la fertilità del terreno. E grazie a questa caratteristica ovviamente le piante hanno una capacità di alimentarsi in maniera costante e continua nel tempo. Relativamente alle analisi chimico-fisiche e sensoriali dei vini che sono stati prodotti nel corso di questi 3 anni di attività, attraverso le microvinificazioni eseguite, i vini per tutti e 3 gli anni sono risultati sempre più apprezzati rispetto al controllo. In pratica, i descrittori tipici della varietà Sangiovese, quindi la ciliegia, i frutti di bosco, il colore, sono sempre risultati più accentuati rispetto al controllo in tutte e due le tesi di biochar. In questo, diciamo, i panelisti che hanno avuto la possibilità di degustare questi vini nel corso di questi 3 anni, quindi hanno preferito, e hanno sia visivamente, sia dal punto di vista gustativo, sia dal punto di vista olfattivo, i vini prodotti o ottenuti provenienti dalle tesi, ai quali era appunto somministrato il biochar. Quindi, in conclusione, la carbonificazione delle biomasse, e quindi dei residui, in questo caso di potatura, delle piante,
può essere una valida alternativa per la gestione dei residui vegetali in agricoltura, diciamo, alternativa alla combustione, che come sappiamo è un processo che libera notevole quantità di CO2 in atmosfera, oppure una valida alternativa alla produzione, alla pratica consueta di lasciare i residui di vegetazione in superficie o interrarle, o alla pratica del compostaggio, poiché l'humus, come sappiamo, prodotto dal compost, aumenta la quantità di carbonio del terreno, ma in modo labile, quindi in pochi anni si degrada attraverso il processo di mineralizzazione. A differenza del biochar, invece, di questa matrice, il cui carbonio, una volta stoccato, rimane per centinaia e migliaia di anni. E quindi l'auspicio che questa ammendante, oramai appunto, dicevo prima, autorizzato in agricoltura, è che possa essere utilizzato su larga scala, in maniera da poter ridurre il più possibile le emissioni di CO2 in atmosfera, e quindi contribuire, come filiera, in questo caso filiera vitivinicola, a mitigare i cambiamenti climatici in atto, e quindi raggiungere quel sistema di sostenibilità e di economia circolare che consente, in questo caso, alla filiera vitivinicola di avere anche un impatto sull'ambiente, oltre che economico.